No. Non credo che sia giusto lo scetticismo a prescindere, perché un allenatore va fatto lavorare, io trovo che sia un allenatore in gamba, sicuramente arrivi in un club prestigioso e in un club che, come giustamente ha sottolineato Morata, vorrà, dare del filo del torcere all'Inter e cercare eventualmente di arrivare, alla seconda stella e quindi di vincere lo scudetto. Io la metto lì, io il Milan lo metto lì tra le prime, anzi, io credo che sarà una delle principali contendenti, del prossimo campionato, dell'Inter, che è secondo me la favorita, ma il Milan, visto così, se i giocatori, rendono e dovessero rendere perché, Fonseca spera che possano rendere, è sicuramente un bel Milan. Secondo me là davanti, chi dovrà tornare a fare quello che io ho visto fare 2 o 3 anni fa è sicuramente Rafael Leão. Da lì, si sposta tantissimo, perché se Leão torna a fare il Leão, quello che abbiamo visto l'anno dello scudetto, allora c'è da divertirsi. Se invece rivedremo il Leão, probabilmente anche dell'ultima stagione, dico, insomma, sarà un giocatore in meno e quello potrà pesare sull'economia offensiva del Milan, però io comunque metto il Milan, tra le prime contendenti, di quello che sarà il prossimo campionato, dove ribadisco e risottolineo, secondo me l'Inter ancora parte favorita. E diceva appunto Emerson Royale l'affare chiuso a 15 milioni più bonus. L'Inter invece non aveva bisogno di tanti rinforzi in squadra, ma si parla già di obiettivi, si parla già di sogni stagionali. Beppe Marotta al Corriere della Sera è stato molto chiaro con le sue dichiarazioni perché ha parlato di Champions. Dice lo scudetto della seconda stella è come se ne contenesse 10, ora l'Inter è tornata a essere l'Inter che è sempre stata nella storia, l'obiettivo è puntare in alto, un sogno è quello di regalarci la Champions. Alzare l'asticella non è un atto di presunzione, ma di orgoglio e consapevolezza, dobbiamo provarci, l'importante è non avere rimpianti. Becca, l'anno scorso Inzaghi, soprattutto nella fase a gironi, aveva dato priorità subito al campionato. Quest'anno cambierà qualcosa, secondo te? Cambia che prima di tutto anche con la campagna acquisti che si era mossi prima, secondo me la rosa è quella ancora favorita e dovrà fare i conti con l'Inter, però è anche giusto che con l'inserimento anche dei nuovi avrai più rotazione perché le partite sono tante, però è giusto puntare alla Champions mantenendo quello che negli ultimi anni hanno costruito bene. Quindi è normale che te la puoi giocare con tutti, poi calcio certezze non ce ne sono, però il fatto che non hai paura, hai creato una situazione che sicuramente puoi perdere, però hai la consapevolezza che te la puoi giocare con tutti. Luciano, ne parlavamo anche ieri sul fatto che l'Inter rispetto alle altre big debba lavorare meno sulle novità, soprattutto con un allenatore che già conosce l'ambiente, una squadra che già conosce il proprio allenatore. Credi che questo sia un bel vantaggio, soprattutto nelle prime 4-5 gare di campionato? No, è un vantaggio per sé, per tutto il campionato, anche perché le rivali dell'Inter, che possono essere praticamente Juve, Milan e io voglio dire anche Napoli, attenzione, perché il Napoli Anch'io d'accordo, Luciano, che conoscete meglio di me Antonio, sia Massimo che tu. Quindi. appunto. Quindi io direi di non sottovalutare il Napoli, perché il Napoli potrebbe essere l'antagonista dell'Inter, e comunque sicuramente sono squadre che daranno il meglio di se stesse, su questo non c'è dubbio. Il problema vero è che l'Inter in questo contesto non solo ha la squadra che aveva l'anno scorso, ma addirittura ha rinforzato, ma con giocatori di qualità, perché Zielinski praticamente non è un giocatore qualsiasi, è un giocatore che può dare un là importante alla squadra. E Tarelli praticamente è sicuramente un attaccante che può sostituire in casi di infortuni, eccetera, ma anche giocare senza bisogno degli infortuni, e
partite senza figurare l'Inter. Io credo che con questo concetto qui praticamente vada avanti l'Inter. La forza dell'Inter adesso è la consapevolezza. La consapevolezza di essere grandi. E Marotta praticamente con le sue parole, il fine dicitore, sta dicendo a tutti quanti che l'obiettivo principale ora è il campionato, non ci sono dubbi, ma soprattutto la Coppa dei Campioni. E l'Inter può essere all'altezza delle grandi, oltretutto, attenzione, le grandi che non sono più il Bayern Monaco, per esempio, non è più quello di prima, il Barcellona non è più quello di prima. Il Real Madrid, se vedete, ha tentato quest'anno ed è stata fortunata con un Manchester City. Ci sono anche cose che praticamente bisogna guardare con l'occhio lungo e capire che chi si è rinforzato, adesso vedremo. Massimo, un Marotta che ci ha abituato ormai negli ultimi anni a fare mercato quando ancora la stagione è in corso, quindi arriviamo a giugno con la squadra già praticamente fatta, è vero, più semplice con una rosa che ha poche necessità, però insomma l'esperienza di questo dirigente che adesso è anche presidente di questo club, insomma, ormai è conclamata. No, no, sicuramente. È certo che anche lui dovrebbe sapere che dire che punti alla Champions è vero e ci sta tutto, ma deve, comunque lo sa anche lui che la Champions passa anche attraverso dei dettagli e delle situazioni fortunate barra sfortunate, nel senso ci sono delle partite in cui magari, come vedi, vincevi con l'Atletico Madrid praticamente 2-0 dopo 25 minuti della partita di ritorno e sei riuscito a essere eliminato ai rigori. Quindi passi attraverso delle situazioni, dei momenti che possono sicuramente svoltare in positivo o in negativo in questa competizione. Io credo che l'Inter, l'unico avversario importante che può avere, è l'Inter stessa. Credo che se dovesse convincersi, motivarsi, perché quelle saranno secondo me i tasti giusti da toccare, il motivarsi per rivincere, sappiamo benissimo, lo sa Beccalossi, lo sa il direttore, quanto sia difficile vincere, ma quanto sia ancora più difficile rivincere, ripetersi e riproporsi a determinati livelli, sapendo che anche in Italia avrai tutte le squadre con cui giocherai, tutte giocheranno contro i campioni d'Italia, tutte giocheranno pensando di poter fare in quella singola partita la partita dell'anno. Addirittura quasi la partita della vita per le piccole, e quindi sarà sicuramente uno step, un ostacolo ulteriore, ma l'Inter è attrezzata per sorpassarlo. Ribadisco, risottolineo, in questo momento mi sento di dire che l'unica avversaria dell'Inter è l'Inter stessa. Taremi potrebbe recuperare per il Genoa, anche se comunque in attacco, Becca, restano comunque delle incognite in uscita sul mercato, Correa su tutti, Arnautovic, e quindi Fermati. ci sono ancora quelle incognite. Sì, credo. Adesso credo che stiano parlando con Correa e Arnautovic. Arnautovic. Quindi mi aspetto che se capita una situazione mettano in casa un altro attaccante. Però il grosso è stato fatto, quindi Taremi era partito bene, però insomma lì non sei scoperto di farlo recuperare, è peggio se magari anticipi anche il recupero e magari, però sei inserito bene subito anche lui perché lo vedi al di là del valore delle amichevoli, quando uno è giocatore è giocatore. Comunque la coppia Lautaro-Thuram Vabbè. parte sicuramente come coppia titolare, su quello non ci Eh sono molti beh, dubbi. credo di sì, anche se qualcuno si era già divertito a dire Taremi. che si ritarevi titolare, tu l'hanno fatto fuori, e, vabbè, i soliti linguaggi che invece credo che nell'arco degli impegni che ha l'Inter davanti devi avere 3-4 giocatori competitivi, non puoi più come una volta che c'erano due titolari e poi dietro uno aspettava il proprio turno.
calcio è cambiato